Mamma Coco, il tuo papà vuole dedicarti questa. Mamma, aspetta. È un 2 novembre assolato, quello dell'anno della pandemia, un tepore che consola il corpo, quasi un ristoro, ben diverso da quelli che abbiamo imparato a conoscere con gli ormai sempre più familiari DPCM. Ingressi contingentati con rilevazione della temperatura affidata ai volontari di protezione civile, distanziamento e mascherine non hanno tuttavia scoraggiato le visite nei cimiteri. Festa dei morti era festa dei morti, era una cosa sacra e quindi non se ne può far meno. La visita ai propri cari il 2 novembre è comunque irrinunciabile, a prescindere dal Covid. Sicuramente, sicuramente, sì, un pensiero ce lo vuole. Non soltanto per oggi, il pensiero ci sia sempre, però sa, il momento giusto. Già della pandemia veniamo spesso, veniamo il mercoledì, più delle volte il mercoledì, questa è una tomba di famiglia. Io comunque vengo da Pianella perché abito a Pianella, ma vengo ogni mese qua perché c'è un amico mio, Nino Sospiri, un amico fraterno, e vengo ogni mese a portare a lui e al fratello due fiori. La paura del Covid non l'ha fermata comunque? No, io ho molto timore, sì, sono preoccupato, perché è un futuro incerto, un futuro preoccupante, non si capisce dove andremo a finire, cosa sarà di noi, un macello. Anche col Covid ci proteggiamo, però il cuore ti porta almeno una visita. Anche se io ci vengo spesso durante l'anno, non è che ci vengo solo ai morti. Siamo tutti preoccupati, però dobbiamo usare la testa. Se ognuno di noi fa la propria parte, non arriveremo alla chiusura totale. Speriamo in questo. Sarebbe venuta lo stesso. Perché a fronte di questo i genitori, quando se io genitori non ce l'ho più, io sono straniera, questi sono i miei soci, come sono forse i miei genitori. Loro continuano a vivere nei nostri cuori. Dopo il culto, noi almeno abbiamo questo culto. Perché gli amici non vanno mai dimenticati, mai. Il rispetto per i morti deve essere di più di quando sono vivi.